Benvenuti, benvenuti nella cucina di Camilla. Siamo ormai vicino al 14 febbraio, che a tutti fa venire in mente la festa di San Valentino, la festa degli innamorati. San Valentino è una delle feste più diffuse in tutto il mondo, dall'America all'Inghilterra al Brasile, tutti dicono I love you. È anche la festa più dolce dell'anno, quindi non potevo che proporvi dei dolci da realizzare per l'occasione. Ospite la cake designer, architetto mancato, che applica le sue conoscenze alla costruzione di torte davvero spettacolari, dai muffin ai biscotti alle torte in 3D americane, senza mai però dimenticare la tradizione dei dolci italiani e quella calabrese. È con noi Amalia Madia. Benvenuta Amalia! Buonasera Camilla! Con i tuoi capolavori, prego, accomodati qui accanto a me. Amalia, prima però di addentrarci in questo mondo fantastico, davvero che ci fa sognare, guardiamo insieme questo video. Partiamo, guardiamo! Come nasce la ricorrenza di San Valentino, la festa degli innamorati? La sua origine coincide con il tentativo della Chiesa Cattolica di cristianizzare il rito pagano per la fertilità. Per gli antichi romani, febbraio era il periodo in cui ci si preparava alla stagione della rinascita. A metà mese, fin dal IV secolo a.C., iniziavano le celebrazioni dei Lupercali per tenere i lupi lontano dai campi coltivati. I sacerdoti di quest'ordine entravano nella grotta in cui, secondo la leggenda, la lupa aveva allattato Romolo e Remo. Qui si compivano sacrifici propiziatori. Nel 496 d.C. Papa Gelasio annullò la festa pagana decretando che venisse seguito il culto di San Valentino. Nato a Terni nel 176 d.C., Valentino era un vescovo romano che era stato martirizzato. Fu scelto come patrono degli innamorati poiché la leggenda narra che fu il primo religioso che celebrò l'unione fra un legionario pagano e una giovane cristiana. L'associazione con l'amore romantico è posteriore, la questione sulla sua origine è controversa. Qualcuno la fa risalire al fidanzamento di Riccardo II d'Inghilterra con Anna di Boemia. In ogni caso, in Francia e Inghilterra, nel Medioevo, si riteneva che a metà febbraio iniziasse l'accoppiamento degli uccelli, un evento che si prestava a far consacrare il 14 febbraio come la festa degli innamorati. A metà Ottocento, negli Stati Uniti, Esther Holland iniziò a produrre biglietti di San Valentino su scala industriale. Con il passare del tempo, la tradizione dei biglietti amorosi è diventata secondaria, almeno da noi, rispetto allo scambio di scatole di cioccolatini, mazzi di fiori o gioielli. Ma le sapevi queste cose, Amalia? Veramente interessante. È vero, abbiamo fatto centro. Allora, partiamo subito da questo pan di Spagna, o come dobbiamo dire in termini tecnici? Sponge cake. Sponge cake al cioccolato. Vi do gli ingredienti. 200 g di burro a temperatura ambiente, un cucchiaino di essenza naturale di vaniglia, 200 g di zucchero a velo, 4 uova medie, 150 g di farina, 50 g di cacao amaro, 2 cucchiaini di latte e una bustina di lievito. Allora Amalia, andiamo subito con la preparazione di questo pan di Spagna. Certo Camilla, allora è un pan di Spagna pesante, tra virgolette detto, perché contiene il burro, che è una materia grassa, però è indispensabile per le torte americane perché ci tiene la forma, quindi non è un pan di Spagna leggero come quello italiano, è un po' di importazione americana, proprio perché il burro ha una... ha più forza. E poi il burro tanto demonizzato invece adesso insomma è tornato purché sia di buona qualità alla ribalta, cioè sì. Il burro di buona deve essere qualità, di buona qualità, è chiaro. E allora cosa facciamo? Procediamo. Io oggi mi sento davvero impotente. Pasticciamo. Iniziamo col mettere il burro, sì, l'essenza di vaniglia naturale, quindi burro, essenza di vaniglia, sì, naturale, in modo che il burro catturi l'essenza di vaniglia e poi la sprigioni in cottura. Ma che meraviglia! Metteremo anche lo zucchero a velo. E qui abbiamo già tutto pesato, preciso. Sì, il burro deve essere a temperatura ambiente, non sciolto, ma soltanto a temperatura... Però morbido, in maniera tale che si possa lavorare. Sì, legare. E poi questo San Valentino, potete proporre questa torta, insomma... Al nostro innamorato. Al nostro innamorato. E chiudiamola qua. Allora, già. Ognuno a chi vuole, insomma. Bisogna vedere se se lo merita. Vabbè, non ci addentriamo in questi argomenti. Diciamo di sì. Allora, intanto, Amalia, a me piacerebbe chiederti come ti sei avvicinata al mondo della pasticceria.
Io so che fin da piccola facevi le torte con la mamma, con la nonna, e poi a chi toccava decorare queste torte? Ad Amalia. E quindi da lì poi penso che fin da piccola quindi sia cresciuta questa passione. Mi è sempre piaciuto decorare, disegnare, poi vabbè, il liceo artistico, la materia modellato con l'argilla, era la mia passione. Poi vabbè, gli studi di architettura, e poi è nata la mia bimba 16 anni fa. E ho comprato il primo sacchetto di pasta di zucchero. Quindi insomma, diciamo quindi che dalla nonna, la mamma, la tradizione. Sì, la prima torta per mia figlia, la prima torta il battesimo. Per mia figlia, gli studi che hai fatto, perché insomma sì. Diciamo che Amalia, come potete vedere, qua ci ha portato davvero delle opere d'arte. Lo vedi? Io non lo sapevo che hai fatto il liceo artistico, ma sono davvero delle opere d'arte, e bisogna avere una certa manualità. Ma so che anche io ho delle speranze, ma non vi anticipo nulla, perché ci sono nuove tendenze, la torta del momento, la vedremo tra poco. Qui che stiamo combinando? Accendo il frullatore, faccio un po' di chiasso, perdonatemi. Un po' di chiasso, quindi con un frullatore qualsiasi sì. Andate ad unire farina, burro e essenza di vaniglia. Sì, esatto. Così, insomma. Così. Una volta che abbiamo incorporato burro e zucchero insieme, metteremo le uova, una per volta. Oggi... Le uova come le mettiamo? Intere? Sì, intere, okay. In questo pan di Spagna sì. Quante uova? Quattro, per queste... Per la dose? Per la dose che noi vi abbiamo già dato prima. Quindi siamo a 4 uova medie, va bene. E le mettiamo nella ciotolona. Oggi abbiamo una mega ciotolona. Poi il pan di Spagna è un dolce, insomma, della tradizione. Sì. Quindi, insomma, siamo sempre legati alla tradizione sì. del dolce italiano, no? Sì, il pan di Spagna certo. A colazione, senza farcitura, è buonissimo, così come è buono con sì. tutte le creme. Sì, io amo fare torte americane con questo stile di decoro. E grazie alla pasta di zucchero che è di importazione americana in realtà, però quello che mi piace è non abbandonare le tradizioni italiane, quindi mantenere la torta italiana all'interno. Poi Amalia, dobbiamo dire comunque che bisogna avere anche delle solide basi di pasticceria, sì. Cioè non è che bisogna ci si studiare può... non si finisce mai di studiare non si finisce mai di studiare, quindi tu hai delle basi solide di pasticceria che poi sto ancora studiando e lavorando, certo, ma questo è una continua evoluzione sì. quando sì. si vuole imparare sì. bene un mestiere. E al quale poi applichi le varie tendenze, certo. Insomma, dalla pasta di zucchero a tanto altro. Oggi facciamo qualcosa di semplice, veramente alla portata di tutti. L'abbiamo detto. Perché dobbiamo riuscire a fare tutti qualcosa di buono per San Valentino. Sì, questo San Valentino lo dobbiamo festeggiare alla grande. Quindi unite le uova, procediamo con... Sì, senza preoccuparci se vediamo un composto ancora liquido, perché mancano le farine. Non è un pan di Spagna che necessita una montatura rigida, quindi possiamo essere disinvolti nel farlo senza aver paura qui di sbagliare. Stiamo aggiungendo le farine, le polveri, farina e cacao. E il cacao. Sì. Va bene, la farina sono 150 grammi e di cacao sono 50 grammi. Sì, quindi insomma finora non ci vedo niente di particolarmente difficile. No, anche perché come vedi non ho dovuto lavorare tanto uova e zucchero come si fa per il pan di Spagna italiano. Sì, ho visto che hai fatto giusto una passata, poi si può usare... Questo genere di cos'è questo? Un pan di Spagna? No, questo attrezzo. Questo è un frullino, una frusta a mano, sì, un semplice frullatore a immersione. Con due fruste. E poi un pan di Spagna buono anche da mangiare per la colazione, senza necessità di creme. Si può anche mangiare così come viene sfornato dal forno. Il cioccolato, se si vuole, si mette, se no no. Si sostituisce la polvere del cacao con la polvere in farina. E a proposito di tradizione, no, il pan di Spagna lo è, ma un'altra torta della tradizione che tu ami riproporre, Amalia? Sono tante, Camilla. Non lo so, io amo la torta di mele, per esempio. Idem! Hai visto? Io sono sempre a sperimentare ricette nuove perché mi piace tanto, mi piace il profumo che lascia in casa, quindi, fa famiglia. Insomma, quindi anche dalla torta di mele alla crostata. Sì, una semplice cosa. Ecco, sono semplici e poi basta decorarle magari con un po' di fantasia. E là il dolce fantastico esce fuori. Cosa stiamo facendo? A questo punto noteremo che il nostro composto è un pochino cremoso, non è molto... È un po' solido. È un po' solido, esatto. Sì. Quindi andremo ad aggiungere due cucchiai che sono facoltativi di latte. Qua ho latte Nesquik perché mi servirà dopo per bagnarlo, non cambia niente. Va bene, anche del latte senza, sì. Insomma latte... Anche dell'acqua, Nesquik, Camilla, se non sia... Anche dell'acqua. Perché l'intolleranza al lattosio aumenta, quindi tante volte non si ha... Infatti noi siamo sempre attenti a questo, quindi insomma... Si può usare anche dell'acqua. Sì.
per raggiungere il giusto composto, sì. La compattezza sì. Giusta. Un po' più di morbidezza, ecco. A questo punto potrei dire che è quasi pronto. Ma così me lo dici? Sì, aggiungiamo il lievito chimico, la magica il polvere. Il lievito, certo. Che si aggiunge sempre alla fine, è vero Amalio? Sì. Questa è una cosa così sì, che perché non è vero. Per il semplice fatto che se lo mettessimo prima si attiverebbero già Quindi sempre per ultimo sì. Mettetelo il lievito. Così lavora giusto in cottura, non prima. Bene. Perché se parte prima la lavorazione del lievito, in forno precipita la torta. Oh. Può accadere questo. Quindi è importante metterlo alla fine. Aggiungerlo alla fine. E potremmo dire che il nostro pan di spagna è completato. Benissimo, quindi lo andiamo adesso ad infornare. A infornare. A quanto va infornato? Allora, io questo qui 160-170 sì. Gradi per circa 45 minuti. Poi per non sbagliarsi, sempre prova stecchino. Dello stecchino o io lo spaghetto anche uso. Sì. Sì, 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 sì. Prendo la teglia. La teglia che abbiamo... Allora, la teglia, perché è importante sì. La teglia. Se vogliamo fare queste torte un po' americane, un po' alte, vero? Dobbiamo comunque avere delle teglie così. Brava Camilla, sì. Di quanti centimetri? Allora, è importante quello 22, che mi chiedi. Eh? Sì, per riuscire a fare la torta non a cupoletta, la chiamo io, quindi esatto, ben squadrata. Come quelle che faccio io, che mi escono così. Ma ci sono dei segreti, basta saperli e poi non, ecco, non si sbaglia più. Però diceli questi segreti. Si imburrano, allora si compra una teglia squadrata, le vendono in tutti i negozi ormai. È alta di solito 10 cm e ha lo spigolo vivo, come vedi, qui in giù. Non è tonda come le vecchie, i vecchi stampi di alluminio delle nonne, che sono arrotondati. È là l'errore. Okay, quindi non eri tu a sbagliare. Che lo spigolo sia vivo, sì, sia sotto, vivo. In fondo. E poi ci sono di 8 cm, altre 10, a volte altre 15 del panettone. Possono essere di svariate altezze. E tu l'hai foderata con una sì, l'ho imburrata, è importante, Camilla, e mettere la carta forno. Quando metto io la carta forno è tutta storta. E la devi prendere squadrette, matite e forbici. Guardate cosa ho fatto Amalia. Cioè io prendo la carta forno che rimane tutta così, invece questa è perfetta. Ti insegno io, guarda, sì, sì. Facciamo vedere come si potrebbe fare. Facciamo finta sì, che questo sì. Sia il nostro, con una matita prendiamo il diametro della nostra teglia. Ma il... E ti dico come si fa. Quindi segniamo con una matita il diametro, lo ritagliamo, poi srotoliamo la carta forno. Se vuoi ce l'ho, no, non vabbè, ce l'ho. Vabbè, però insomma giusto. Srotoli e tagli delle semplici strisce dritte. Ah. Okay. E poi la metti anche a pezzetti, vedi? Sono delle semplici strisce. Ok, così la metti anche a pezzetti, un sì, po' viene di più garbo facile. E si il burro ti aiuterà ad appiccicarla dietro, se no casca. Sì, quindi ci vuole prima un po' di burro dietro su tutta la teglia e poi quindi, incollata la carta forno. Anche questo lo posso fare. Certo. Quindi lo potete fare sicuramente anche voi da casa. Sembrerebbe un passaggio inutile. È importante perché quando andremo a sfornare sì. La carta forno ci fa venire tutto intero il pan di spagna senza imperfezioni, perché poi se ci sarà un'imperfezione nel momento dello sfornare la torta, quello si ripercuote su quello che è il decoro. È vero, quindi la torta finale. Deve venire insomma sì. Giù in maniera mi dicevi che deve essere, come dicevi Amalia, la superficie deve essere squadrata, livellata, sì, squadrata, sì. Allora, siamo in un campo dei professionisti. Sono piccoli step, sembrano inutili, però se si eseguono poi il risultato sarà... Quindi seguite da casa in maniera precisa e vedrete che anche voi saprete alla fine realizzare una torta come questa. Certo. Quindi abbiamo messo il composto. E come dicevi tu andiamo a livellarlo, delicatamente. Deve essere... uguale sì, diciamo ma la cottura stessa quando lui si alzerà in cottura lui stesso si andrà ad addrizzare, diciamo a distribuire, ecco, ho detto bene, quindi non dobbiamo preoccuparci più di tanto che non sia completamente dritto lì. E Amalia, mi sa che questa torta allora sarò capace di farla anche sì, io seguendo tutte le tue indicazioni. Sì sì, ho fatto tutto quindi, facile per questo. Andiamo in forno sì. Mettiamo in forno, vai. Benissimo, ok. Abbiamo già detto che va a circa 170-160 sì, gradi per 45 minuti, poi prova stecchino. Ognuno ha un forno diverso. Adesso sì. Cosa dobbiamo fare per continuare? Insomma, allora, mentre il nostro pan di spagna, passaggio? Io fare le creme per farcire la nostra torta. Benissimo, le creme, io qui ho due creme, una crema al pistacchio e una crema al cioccolato. Sì. Allora, per la, quale facciamo prima? Facciamo quella al pistacchio. Vabbè. Ho scelto delle creme semplici che non hanno necessità di cottura. Ah, che bello! Sì, la puoi fare anche con le tue bimbe, con la tua bimba. È a base di mascarpone.
Allora, io intanto do le dosi. Crema al pistacchio, dose per farcire un pan di spagna di circa 22 cm di diametro, che è quello che avete visto, 500 g di mascarpone, 60 g di zucchero a velo, 60 g di pistacchio in pasta, questo è facile da reperire, trovare, ormai è tutto abbastanza facile, semplice, amalgamare delicatamente tutti gli ingredienti insieme fino ad avere una crema omogenea. Sì. E basta? E basta. Ah, non dobbiamo cuocere nulla. Ragazzi, faremo una torta strepitosa. Me lo sento. Stiamo facendo la stessa identica torta che lì. Sì, infatti io l'ho inquadrata perché guardate che meraviglia riusciremo alla fine a realizzare. Questo è stato un po' il mio cavallo di battaglia, che poi in realtà è una ricetta che mi sono inventata, non l'ho presa da nessuna, seguendo un po' il gusto proprio personale. E poi nel fare torte ai miei bimbi e ai miei compleanni scoprivo che era un successo. E quindi hai continuato a proporla, anche perché finora i passaggi non sembrano difficili. Le tue creazioni, Amalia, si contraddistinguono, ma davvero, per eleganza e raffinatezza, davvero, perché guarda, grazie, hai un garbo unico. Ci provo. Ma a cosa ti ispiri? Guarda, intanto ogni richiesta di un bimbo è speciale, mi fa catapultare in quel mondo, in quel desiderio del bimbo. Allora penso... Perché diciamo che delle torte sono anche su commissione, quindi poi uno dice a mio figlio gli piace questo, a mio figlio gli piace quest'altro, quindi da lì poi tu parti a razzo. Sì, esatto. E poi ci metto forse tutto quello che è il percorso di vita di ognuno di noi, no? Quello che hai visto intorno a te, quello che vedi su internet, quello che ti rende felice. Cerco sempre soltanto di non esagerare, perché mi accorgo che a volte bastano pochi elementi per rendere una torta carina ed effetto. Non è mai vero, è necessario. Per questo parlavo di raffinatezza. Usare tanti colori non serve a volte. Bisogna sempre mantenere questo equilibrio dei colori, delle proporzioni, che sono alla fine contraddistinguono una torta, diciamo, per così dire, bella da una poi, insomma, un po' così. Anche questa torta che ci hai portato è bellissima, è semplicissima, veramente semplice. Guardate, con questi cuoricini, il nastro di velluto rosso, e più qua... San Valentino di così, non si può. C'è un connubio di torta italiana, perché alla fine è un ritorno alla torta in panna che facevano le nostre mamme in casa, e un po' di pasta di zucchero per realizzare il decoro, che sono i cuoricini in pasta di zucchero. Ora si usano queste drip cake, sono torte veloci, le chiamano. Queste però non le diciamo ancora, non le diciamo. No. Non anticipiamo. No, questa è un'altra tendenza. Io mi ancora butto sulla torta veloce, se vi devo dire la verità. Come vedete ho fatto con le mani, senza neanche l'ausilio del frullatore. Sì, si potrebbe anche fare col frullatore, perché lo zucchero... Ma che profumo di pistacchio, buonissimo. Pistacchio di Bronte, eccellente. Sì. Costa un po' di più, ma ne vale la pena. I prodotti buoni ripagano sempre. Vero. E la nostra crema è pronta, la metteremo in frigo. Benissimo, allora dai a me e la vado a mettere in frigo. Arrivo subito. Dobbiamo continuare a preparare... La crema al cioccolato ci sarebbe, questa non la prepariamo, accorciamo un po' i tempi. Sì, è vero. Perché la facciamo tutti in casa, crema di mascarpone e Nutella. Ho usato questa perché così non vorrei spaventare nessuno, è una cosa facile. Sì, ed è per fare questa crema al cioccolato, 375 g di mascarpone e 250 g di Nutella, più semplice di così. Sì, poi è tutto soggettivo. Non si può amalgamare sempre delicatamente i due ingredienti fino ad avere una crema omogenea, così come abbiamo fatto con la crema al pistacchio. Allora, Amalia, qual è il prossimo step? Allora, siccome ho preparato questi biscottini semplici, di semplice pasta frolla. Anche questi li ha realizzati Amalia, guardate che... Ma questa è una delizia, ma sono meravigliosi. Sono facilissimi da realizzare, Camilla. Davvero, sì, non li facciamo ci credo. Insieme. Ti farò non vedere. Ci credo, non sì, ci sì, credo. Sì, ti farò vedere quanto è facile. Allora, vai, partiamo con i biscottini, che tra l'altro, Amalia, so che poi decoreranno anche la nostra torta, quindi abbiamo fatto due, vi stiamo proponendo due ricette, la torta e i biscotti, però i biscotti poi potete anche usarli non solo così, singolarmente, ma anche infatti, decorazione della torta. L'idea finale è questa torta la decoriamo con i biscotti, mi sa. Va bene, dobbiamo sentirci liberi anche con le creme, siccome sono creme basi semplici, ognuno le può rendere personalizzate, quindi meno zucchero, velo, più pasta. Nutella, meno Nutella, insomma. Sentitevi liberi e usate. O nella crema metterci qualche pezzettino di cioccolata che io adoro, certo, che perché dici? No. Si può anche fare. La granella di pistacchio in quella pistacchio. Non ne parliamo proprio, Amalia, andiamo avanti, va, che qua prendiamo chili solo a parlare. Allora, procediamo con i biscotti. Nel mio caso è vero. Allora, mi serviranno 250 grammi di burro. Realizziamo un chilo di biscotti con questa dose. Sì, io ho messo la crema in frigo. Sì.
Allora, realizziamo la pasta frolla, come sappiamo fare tutti. Allora, diamo gli ingredienti per la frolla dei biscotti, circa 1 chilo di biscotti, cioè 50 di numero, 250 g di burro, 500 g di farina, 200 di zucchero, un pizzico di sale, 2 uova, 8 g di lievito che è facoltativo e una scorza grattugiata di limone. Questo è quello che necessita per questa pasta semplice frolla, che diciamo questa la sappiamo alla fare portata tutti. Di tutti, sì sì. Sono dei biscotti che noi ora stiamo proponendo per San Valentino, ma che in realtà potete fare insomma a colazione, potete preparare, tuffarli poi nel cioccolato, insomma è veramente la base. Mentre, io vado veloce, Camilla, sì, perché tanto insomma gli ingredienti vanno amalgamati, sì, nella sempre giocola. Burro, prima zuccheri, con l'essenza delle bucce del limone o di quello che si preferisce, anche delle arance in questo periodo che ci sono le arance. E poi si amalgama il sì. tutto, deve riposare in frigo. Sì, 15 minuti la lasciamo riposare, la pasta frolla un minimo di 15 minuti. Allora, meglio. Mentre noi procediamo ad impastare e a stendere la frolla, esatto, guardiamo io insieme questo tutorial, vieni, sì. vieni, guardiamo insieme. Ti interessa, sicuro? Vediamo. Ho lasciato Amalia stendere la pasta frolla e sono venuta qui nell'angolo del bricolage con Giusy. Giusy di Gatto Felice, benvenuta. Ben trovata. Allora, noi prepareremo dei vassoietti su cui poggiare dei dolcetti, ma sono anche dei segnaposto, insomma poi ognuno sì, li può usare come meglio crede. Oggi li realizziamo con i cuoricini, ma lì vedo nel cesto tante stoffe. Sì. Tante stoffe. Allora Camilla, io avevo delle stoffe da buttare, da riciclare, anche dei piccoli scampi da tappezzeria. Che cosa ho fatto? Con l'aiuto di un CD ho segnato la dimensione del CD stesso, dando un come bordo, sì, una penna, dando mezzo centimetro di bordo in maniera tale da poter ripiegare la stoffa e quindi poi poterla incollare sul CD. Allora, io ti faccio vedere un pochino i passaggi più veloci, sì. finché possiamo essere velocissime. Io ti do una mano. Sì, grazie. Quindi mille. La stoffa che avete in casa, tranquillamente. Sì, poi camicia. Noi oggi chiaramente abbiamo fatto dei cuoricini, una stoffa rossa, insomma sì, ce l'abbiamo tutti. Ma sai anche vecchi strofinacci, vecchie sì, sì, vecchie che camicie. Non servono più. Sì, che questa non è la camicia di tuo marito. Sì. Per allora, esempio, ho messo qui un pochino di colla a caldo, eventualmente se volesse fare un lavoro più pulito si può usare la Vinavil che rende il tessuto bene. Un po' più compatto e comincio a ripiegare i bordi affinché il tessuto si pieghi. Sì. Ok? Allora ti faccio vedere un pochino Giusy, come ma viene. Ma hai sempre delle idee straordinarie. Grazie. Allora, comincio a piegarlo, ecco, poi vi dirò sì. quali sono tutti gli elementi che compongono questa piccola creazione. Lo piego, continuo a piegarlo e ad incollarlo perché dovrò realizzare due CD, dovrò rivestire, che andranno a unirsi un po' come quei dolcini, ecco quei dolcini lì, sì, uno appiccicandosi sull'altro. Uno sull'altro, ok? Nel momento in cui avrò rifinito il tutto, quindi e avrò creato questo passaggio l'abbiamo compreso sì. alla perfezione e avrò creato anche il CD di dietro che sarebbe la base poi del vassoietto, ho inspessito e chiuso il foro sì, il del buchetto del CD affinché comunque sia nel pulirli, perché poi ti spiegherò una cosina, nel pulirli non si affossi insomma la spugliettina. Ora, capito questo qui che è una parte molto semplice, i CD viene il difficile? Viene no. il difficile, un pochino viene il difficile, perché ti spiego. Io ho deciso di fare una cosa più difficilina, che è quella di usare lo spago. È giusto, tu okay. sempre cose difficili ci devi fare usare. Ho messo lo spago. Lo spago comune? Ho messo lo spago comune dopo, sì. dopo aver chiaramente attaccato i due CD. Ora io vado molto di fretta. Vabbè, perché ora giusto per fare vedere da casa, ecco, il risultato finale. Ecco. Quindi poi devono combaciare devono combaciare per bene. Ma che bella idea! Devono combaciare per bene e con un pochino di calma io comincio a raddoppiare il cordino. Mm-hmm. Metto un pochino di colla qui lungo la sezione. Ah, per coprire sì, il dobbiamo un pochino la coprire, fessura. Sì, dobbiamo coprire un pochino ecco, questa fessurina perché qui altrimenti lateralmente, come potete brava, vedere, sì. è rifinito con lo spago. Allora, con molta pazienza passerò la colla a caldo lungo questo sì, spazzettino sì, le due fessure, fino a ricoprirlo, ok? Per rifinire per bene. Per in questo caso invece usate il merlettino.
Sì. In maniera tale che sia più guardate che bellino un vassoietto un pochino più vezzoso. Questo è bellissimo, quest'altro hai messo un cordino arancio. Sì. Poi sta un po' la fantasia di ognuno sì, di noi. Sì, la fantasia. Ecco, io avevo questi materiali, avevo il merlettino, avevo le camicie, eccetera. Questo è il risultato, vedete, sì. Quindi abbiamo incollato i due cd, le abbiamo prima foderate, le abbiamo incollate, abbiamo al centro messo sì, rinforzato e rifinito con lo spago. Poi io avevo a disposizione un pochino di panno lenci. Il panno lenci è una specie di feltro un pochino sì. più morbido. Ho eseguito dei cuoricini. Come si eseguono i cuoricini? Si prende un rettangolino, lo si taglia dalla parte della piega, si esegue sdoppiandolo sì. e si crea un cuoricino in questa maniera. Cosa ho fatto? Ne ho fatti due per ogni cordino e li ho uniti sempre con la colla a caldo, vi faccio vedere. E quindi da qui è uscita fuori questa decorazione. Avevo anche dei bottoncini e ho deciso di infilarli. Ovviamente questo è molto molto veloce come esempio, ma è un'idea che si può eseguire con i bimbi. Anche a casa, vero, perché San Valentino è la festa degli innamorati, ma anche i bimbi. Come no? Versi i loro genitori e viceversa, quindi anche una merenda, anche una, un tè con poi qua si possono mettere dei fiorellini, delle sì, si possono insomma, personalizzare. Delle cose insomma, legate ai sì. bimbi, non lo so, sì, una sì, principessa, un principe. Io non so fare dolci, di conseguenza contribuisco quando le mie amiche li creano, li cucinano a portare insomma queste cose, queste idee. Un suggerimento. Sì? Dopo aver terminato questo oggettino, è buona norma passare anche uno spray acrilico che lo renda impermeabile, affinché sì. ovviamente questi sono vassoietti da dolcino in carta, non da cucchiaio, ma possono sempre sporcarsi. Un minimo di protettivo e rimane pulito per la prossima volta e non si crea danno. E non se ne parla ci più. Ci si è divertito. Giusto, io ti ringrazio, ma tu ci verrai a trovare anche altre volte con queste idee davvero speciali e che cercheremo poi ognuno di realizzare da casa. Mi auguro davvero che li facciate questi porta dolcetti perché sono carinissimi, addobberanno bene la vostra tavola di San Valentino. Ma lo sai, la cucina mi chiama. A presto. A presto, ciao. Che simpatici porta dolcetti, potrete addobbare la vostra tavola. Io rubo due biscotti decorati, guardate che meraviglia. Allora, i nostri biscotti di pasta frolla sono pronti, li abbiamo fatti a forma di cuore con queste semplicissime formine a forma di cuore che trovate insomma un po' dappertutto e vanno in forno anche qui 150-160 gradi e circa 10 minuti. Sì. Noi però chiaramente per anticipare i tempi ce li abbiamo già pronti qui, vero? Sì. Amalia, eccoli. Vi mostro come decorarli. Proviamo, quindi la parte bella arriva adesso, però non fare i biscotti di frolla, quelli insomma sono abbastanza semplici. Per decorarne uno, giusto per fare vedere, cosa facciamo? Allora, stendiamo la pasta di zucchero, io me la sono già stesa, è già coppata con gli stessi coppapasta che ho infornato i biscotti, ho tagliato i biscotti. Sì. Ho fatto albume e zucchero, la colla più naturale del mondo, è più antica. Albume e zucchero, zucchero si bello. Mescolano sì. E si incolla. Sì, la stendo con un pennellino. Benissimo. Ecco qua, Camilla. Se vogliamo arricchire il nostro biscotto, basta un po' di fantasia, con un tocco di colore. E il doppio cuore, sì. Vedi, ecco. Lo metto sul nostro portabiscottini. Anche questo è realizzato. Che abbiamo qui. Allora, io però procederei adesso con la nostra torta, sì. che hai nel frattempo sfornato. Sì, è anche tagliato. Eccola qui. Per semplificarci guardate il lavoro. Guardate che bellezza, è venuta davvero un capolavoro. Cosa facciamo però adesso? La facciamo, che è una cosa quindi difficile. Quindi la dobbiamo tagliare tre parti. Sì. Già il taglio è importante farlo dritto, come vedi ha più o meno la stessa altezza. E come lo facciamo dritto sto con taglio? Un semplice coltello da pane, Camilla. Ah. Passando la lama prima su tutto il bordo, girando così per fare un segno alla stessa altezza e poi facendolo attraversare nel pan di spagna. Bene, quindi la facciamo girare col coltello per segnare insomma il livello. Devono essere tre strati più o meno della stessa altezza, poi non andiamo con il millimetro, ma va bene. Ora bagniamo il nostro pan di spagna con semplice latte e Nesquik. Benissimo, che tutti abbiamo in casa. Abbiamo già visto prima. Così bypassiamo la base alcolica, la bagna alcolica che non poi a tutti chi piace. Comunque mettere un po' di liquore. Rum. Ecco, si può fare. Col cioccolato stesso. Sta molto bene anche il rum. Il cioccolato, insomma, anche questa è un'altra bontà. Anche bene, nella allora andiamo avanti, abbiamo fatto questa prima bagna. Primo strato. E ora procediamo a mettere la nostra crema alla Nutella, bene, mascarpone e Nutella. Questa è una delle nostre due creme.
Quindi riempiamo il primo strato. Anche qui io consiglio, Camilla, di mettere la crema in una sacca a poche in modo da avere una distribuzione omogenea della crema. Che meraviglia! E questo ci aiuterà così ad avere una regolarità della nostra torta. Perché se magari andiamo col cucchiaio, può capitare un punto dove viene messa più crema, un altro dove viene messa meno, e questo non ci aiuta poi ad avere una torta dritta e precisa. Bene, allora questo invece fa sì che poi gli strati più o meno combaciano. Sì, esatto. Però si è rotto, lo recuperiamo. Vabbè, anche ma questo anche accade. Se dovesse succedere, non c'è nessun problema. Esatto, anche perché la crema fa da colla. Si compatta tranquillamente. Anzi, Amalia, meglio che è successo, così vedi. Se sono imprevisti che accadono sempre. Da casa non vi spaventate, perché tutto si risistema. Sì, ci vuole un po' più di calma, solo quello. Vabbè, noi Amalia oggi la stiamo veramente distruggendo. No, allora, poi di nuovo latte la e Nesquik, si bagna e procediamo con la seconda crema, che abbiamo già detto. Con un pennello, anche questa è un'operazione più facile. Un'altra cosa importante, ricordiamoci di essere attenti nel mettere la crema scura, le creme scure sempre sotto. Perché? Quando andiamo ad effettuare il taglio delle torte, se mettiamo la crema scura, quindi poi al cioccolato, sporca la crema più delicata, chiara. È vero, e questa è un'altra cosa da tenere presente. Ora andiamo invece col nostro strato di pistacchio crema di Bronte. Pistacchio di Bronte, bellissimo. Vedi che non ha un colore verde fosforescente, tutti si aspettano un verde acceso, ma le vere creme, il vero pistacchio non è di un verde acceso. Eh sì, perché poi lì ci sono coloranti, altra roba che non additivi che non ci servono. Adesso andiamo mamma mia, ma questo è un lavoraccio però, spremere. No, ti assicuro che poi se si fa una volta è più semplice tutto. È più semplice, va bene. Anche qui bisogna avere occhio. Mi fido di te. A distribuirla in modo omogeneo. E dopodiché andiamo a mettere l'altro strato. Sì, facciamo finta di aver fatto. Ok. Sì, va bene. L'ultimo strato, ora sarò più delicata. Vediamo se questo Ale. Vabbè, ma sono giusti anche, spostiamoci un po' più in qua, guarda, sono giusti anche gli inconvenienti da vedere così dal vivo, perché poi può succedere a tutti che prendendo si rompe. Capita di sovente. Abbiamo visto che si supera benissimo l'ostacolo. Ora cosa andiamo quindi a fare? Un cuoricino al violato. Che carino. Ci chiamava la sua attenzione. Ci richiamava San Valentino, non ci dimentichiamo che è San Valentino. Allora, avete realizzato questa torta. A questo punto dobbiamo però renderla, insomma, bella. Vestirla. Ecco, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che la bontà dei prodotti che usiamo, ma anche, quindi la torta è buona, ma deve essere anche bella. Bella e buona, vero esatto, Amalia? Esatto, sì, proprio così. Noi stiamo cercando di dimostrare che le due cose si possono fondere perfettamente. Sì. Allora, anche questa cos'è? Questa è panna, semplice panna montata. Una ciotola di panna, che meraviglia. Sì. Guarda, è più facile se anche qui ci aiutiamo con una sacca à poche, perché ora ti mostro. Quindi riempiamo una sacca à poche con la panna. Sì. Che meraviglia, poi mangio tutto quello che resta nel fondo della ciotola col dito di panna, meravigliosa. Stucchiamo questa torta quindi, che diventerà... Anche qui con una sacca à poche ci aiuteremo Dai. A distribuire in modo irregolare la panna. Quindi la panna la mettiamo un po' come capita. Sì, esatto. Ti faccio vedere la tecnica adesso. Vediamo la tecnica, perché poi noi la torta chiaramente ce l'abbiamo pronta. Voi da casa poi ci dovete perdere un po' di tempo per renderla bella omogenea. È importante acquistare o una spatola del genere per le torte americane o anche una semplice spatola così in plastica, Camilla. È una spatolina di queste. Quindi la spatolina ci serve, perché se dobbiamo spalmare... Perché poi vedi, premendo, quindi non ora ho sporcato, però si possono fare più mani di stuccatura di panna. E quindi risolviamo tutte le imperfezioni e andremo a nasconderle. Stessa cosa qui. Quindi, insomma, e con la panna è facile, perché magari la pasta poteva essere anche diventa un pochino più complessa. Invece con la panna si riesce. La panna va tenuta chiaramente in frigo, perché deve essere bella compatta. Sì. Poteva essere anche crema al burro, ti stavo dicendo,
o crema al burro meringata, sono le basi per poi mettere sopra la pasta di zucchero. In realtà si può fare anche con la panna come stiamo facendo oggi, l'importante è poi stuccarla con un po' più di tempo. Vabbè, e fare essere un po' più precisi. La tecnica è questa, è aiutarsi con questi strumenti, perché come vedi si riesce quindi a fare con semplicità. Quindi una spatolina piccola e una spatolina sì, un e si po' raggiunge quel grande. Risultato. Benissimo, con la allora semplice panna. Intanto spostiamo questa che sì. Chiaramente poi la ottimiamo in un altro momento, perderci un po' di tempo, una decina di minuti, e prendiamo invece la torta che noi abbiamo già pronta, sì. Che tra l'altro è bellissima. Tu l'hai decorata con un nastrino di velluto, sì. Potete mettere un nastrino di raso, quello che più insomma vi piace, con dei cuoricini. Cosa andiamo adesso per ultimare a mettere sopra? Se andiamo a seguire la moda del momento, si possono mettere fiori rose vere, dei fiori frutta. Freschi, certo, della frutta. E quindi poi andiamo a completare. Sì, ognuno ci mette un po', sì. Come dicevamo prima dall'inizio, un po' di fantasia. Sì. E mi sembra davvero una torta facile, perché vi abbiamo fatto vedere i procedimenti. E anche la stuccatura, per così dire, che mi sembrava tanto difficile, poi alla fine usando gli strumenti giusti si è riesce. Vero, sì, si può fare. Poi magari le prime volte vi verrà un po' meno perfetta, man mano andrete a migliorare. Quindi cosa esatto. Mettiamo anche i biscottini, sì, che abbiamo fatto precedentemente. Così finiamo la guarda decorazione. Possiamo mettere anche delle meringhette che ho preparato. Ah, belle. Infatti ti ho portato una torta a sorpresa, che è la torta che è imperversa infatti, al momento ecco, questa sul è la web. Torta che però Amalia ci ha promesso che tornerà a svelarci i segreti di questa torta che è imperversa appunto sul web. È una torta facile, sì, semplice dire. Base di pasta frolla, la stessa che abbiamo usato per i biscottini, e anche qui una crema al mascarpone, al cioccolato bianco e vaniglia. Quindi è una torta diciamo che richiede molto meno impegno, sì, meno manualità diciamo, meno alla portata di tutti, manualità, ed è insomma sì, di sicuro effetto. Potete prepararla sempre per un compleanno, per un'occasione. Amalia, tornerai ecco, a farcela anche vedere. Qui con i biscottini commestibili. Io i biscottini li avrei messi così, Amalia li ha messi così, ha fatto un capolavoro. Come li avresti messi? Beh, coricati. Invece no, vanno e dico vedi, così. La panna ci aiuta. Bellissimo, allora mettiamola lì, Amalia. Sì. Io veramente ti ringrazio di essere venuta, ci accompagnerai te, poi Camilla. In qualche altro dolcissimo viaggio, ci hai promesso di svelarci i segreti della torta nuova novizia. Studierò di più allora anche su quella. sì, impegnati su questa. E qualsiasi sia il vostro modo di festeggiare San Valentino, io vi auguro anche insieme ad Amalia un buon San Valentino a tutti voi, a chi è vicino e a chi è lontano. E andrei con l'assaggio del biscotto. Già, ci tocca. Ci tocca. Mi dispiace per voi. Ciao, alla prossima. Ciao!